Oggigiorno abbiamo assistito a una modificazione nel nostro territorio dell'epatite C, nel senso che le nuove terapie sono talmente efficaci che provocano un'eradicazione del virus dell'epatite C nel 95% dei casi. Ma non è tanto l'eradicazione nel 95% dei casi dei pazienti trattati, quanto il fatto che queste terapie sono delle terapie a bassissimi effetti collaterali, quindi il paziente può essere trattato in maniera safety, cioè sicura, con bassi effetti collaterali e con dei controlli che possono anche essere dilazioni del tempo. È stato sicuramente un successo mondiale a cui hanno partecipato molte ditte farmaceutiche e se ricordiamo solo che pochi anni fa i pazienti dovevano essere trattati con interferone ribavirina, che erano due farmaci che avevano alti effetti collaterali e con una percentuale di guarigione molto più bassa, quindi direi che sicuramente questo è stato un successo mondiale dell'epatite C. Dobbiamo continuare a trattare questi pazienti e direi che è importante continuare a trattare questi pazienti, non solo i pazienti gravi, ma anche i pazienti che hanno un'epatopatia meno grave, che hanno una fibrosi meno grave. Sono dell'idea sicuramente che trattare i pazienti più gravi comunque non abbatte il rischio dell'epatocarcinoma. Per cui è importante che il paziente sia trattato precocemente per evitare l'evoluzione verso una cirrosi. E il follow-up di questi pazienti si è ridotto, noi vedevamo prima pazienti trattati con interferone ribavirina anche ogni 10-15 giorni, pazienti che hanno gravati effetti collaterali come astenia, alterazione dei test tiroidei, anemia anche importante, oggigiorno questi effetti collaterali si sono notevolmente ridotti, anzi direi che sono quasi assenti. Per cui il follow-up di questi pazienti possono essere visti anche mensilmente. Direi che mi ricordo adesso, ci sono molti gli episodi di pazienti che sono stati salvati da questa terapia, specialmente i pazienti trapiantati con la cirrosi de novo sul fegato trapiantato, a volte scompensati, che si sono giovati di queste terapie. Dobbiamo anche considerare che il trapianto è un grosso investimento, quindi noi abbiamo trattato questi pazienti in maniera efficace con questi nuovi farmaci. Mi ricordo oltretutto anche dei casi che abbiamo avuto ultimamente di linfomi a basso grado di malignità correlati all'epatite C, anche linfomi epatici, e grazie alla terapia dell'epatite C abbiamo eradicato il virus e contemporaneamente c'è stata una regressione anche del linfoma, che era sensibile chiaramente alla terapia antivirale, evitando l'uso anche dei chemioterapici. Quindi direi che stiamo vivendo nel 2016 e vivremo negli anni successivi con l'introduzione sempre di nuovi farmaci a un'epoca che ricorderemo comunque in maniera memorabile per sempre, perché insomma è un cambiamento epocale che non era immaginabile 3-4 anni fa.